Emanuele Fiocchi, si direbbe così, va il calcio con questo Ceparana che recupera la testa della classifica battendo, diciamo, la fatica, niente meno che in tempo di recupero, la penultima in classifica, ma d'altronde l'Aurora che avete scavalcato non è riuscita a battere l'ultima, voi avete battuto all'ultimo momento la penultima, per cui insomma alla fine siete contenti senza dubbio, anche se questo recupero della testa della classifica è stato un po' contorto magari. Sì, è stata una partita difficile perché abbiamo trovato una squadra organizzata e che ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, con dei giocatori di categorie anche secondo me superiori, perché gli esterni d'attacco fanno un buon calcio e il loro allenatore ha saputo organizzare una trama di gioco molto importante. Diciamo che vincere è importante e recuperare la testa della classifica ancora di più, perché allenarsi in settimana quando si vede la classifica e ci si vede al top dà un morale, un'energia totalmente differente e credo che in questo momento, soprattutto con l'avvicinarsi delle feste dove bisognerà lavorare duro, diventa fondamentale mettersi nelle condizioni di poter venire al campo nel migliore dei modi e con la testa sgombra per perseguire un obiettivo importante. Senti, e adesso cosa succederà? La manterrete questa testa della classifica? Bisogna ancora guardarsi bene, ma molto bene, da questa Aurora, o ci sono altre squadre magari ancora persino più pericolose? Ma per quanto mi riguarda, ritengo Canaletto, Tarros e Aurora le tre squadre titolate a combattere con noi per la vittoria finale. E per quello che penso io del campionato, sarà importantissimo non perdere punti per strada, continuare dove non si può vincere almeno a pareggiare e a portare a casa un punto, perché il campionato è molto lungo e alla fine vincerà la squadra che ha lasciato meno per strada.